Io ho avuto sempre passione fin da piccolo dei camion. Mi sono appassionato vedendo i camion che venivano qui a scaricare da noi nel nostro lavoro. Venivano tutti i camion, trasportavano i mangimi, i cereali e così. E mio papà, anche lui, ha sempre avuto una gran passione. Poi ho sviluppato questa passione facendo la patente e mettendomi in strada, come la maggior parte degli artisti hanno fatto. Una passione frenata, veramente, per il camion, per il mondo del trasporto, ma soprattutto per il camion in sé, questo gigante, questi motori, questi rumori, questa vita. Abbiamo conosciuto che facevi l'autista, come mai sei tornato a fare il mugnaio? Allora, dopo 10 anni di autista, mio papà è andato in pensione, e parlando con mio fratello che già lavorava qui al mulino, mi fa mio fratello: ma il papà è andato in pensione, cosa facciamo? Cerchiamo di mandare avanti l'attività? E io gli ho detto: beh, qualcosa possiamo fare. E così abbiamo iniziato a parlare, a pensare. Mi sono licenziato da dove lavoravo e ormai sono già 7 anni che sono qui a casa, e il cuore alla fine è sempre sul camion, ma insomma siamo riusciti a comprare un camion anche noi più grande di quello che avevamo già, e bene o male ogni tanto qualche giro me lo faccio col camion. Devo dire una cosa: da quando sono a casa, comunque, che non faccio più l'autista, ho avuto un altro bambino, quindi anche la famiglia è andata meglio da questo punto. Allora, dopo te metti là rimorchio, te metti là, te metti cariche per l'alpago. Ti vado dove è? Io fino a San Antonio, dopo torni, Gansett, vai al campo, trasborda e vai in su, e poi ti riporto il rimorchio. Perfetto, dopo mi intanto il carico e tutto quanto, e dopo noi siamo a posto. Perfetto, ok, a posto. Ok, ciao dopo. No. Nicola, da quanto tempo fai questo mestiere? Allora, io ho fatto 5 anni di agraria all'Istituto per Forestale e Agricoltura qui a Feltre. Poi ho continuato il lavoro del nonno, diciamo che mio papà aveva in gestione questo mulino, che è stato fondato dal nonno e dal fratello del nonno. Il papà ha continuato insieme alla mamma, sono arrivato io e pian piano poi è arrivato anche mio fratello, che di professione faceva l'autista, faceva linea. Di qui abbiamo continuato. Io a 19 anni mi sono fatto la C, la patente del camion, poi ho fatto il CAP, perché non avendo ancora 21 anni non potevo guidare, il superiore di 7,5 tonnellate, abbiamo comprato la prima motrice, 2 ansi, una portata di 70 quintali per fare le consegne a sacchi. La nostra provincia, qui è una piccola provincia di Belluno, ci fa avere le stalle sia con i silos che da sacchetti, dove le aziende agricole sono capaci di avere 3-4 capi, anche 6-7, e poi ci sono anche le aziende da 100, 120, 140 insomma. Nel 2008-2009 abbiamo comprato la prima cisterna per iniziare a fare i sfusi, e pian piano abbiamo visto che il lavoro andava e la gente era contenta di questa cosa. Il nostro servizio, la forza del nostro servizio è che ci chiamano oggi e arriviamo ieri, perché siamo qua comodi e quindi riusciamo a fare le consegne molto veloci. Circa 3 anni fa abbiamo comprato, sì no, 3 anni fa abbiamo cambiato cisterna, abbiamo aggiunto il rimorchio e tutti i giorni andiamo a fare delle consegne insomma. Io mi arrangio su questo lavoro qua, mio fratello organizza un po' la logistica, io mi arrangio, vado a caricare, vado a scaricare, mescolo, faccio le miscele, perché i nostri prodotti sono per la maggior parte miscele di farine che contengono, per esempio quella che andiamo a scaricare adesso ha un 80% di mais macinato, 10% di orzo, 5 di crusca e 5 di farinaceo, una miscela completa per le macchine davanti, tutto l'anno. Nicola, il lavoro che fate è importante all'agricoltura? Non vorrei dire necessario, perché alla fine la mucca può vivere anche con il fieno, no? Come una volta la mucca quando rumina lei è a posto. Però il nostro lavoro secondo me è importante, in senso che oltre a dare le farine, oltre a dare i mangimi, le cose che necessitano le mucche, diamo anche il servizio, diamo anche altri prodotti per l'agricoltura. Quindi non lo vedo, non è sicuramente il lavoro che non può non esistere, anzi, le mucche ci sono sempre state e non ci sono sempre state altre, come ripeto, ma sicuramente ci sono dei lavori che, per quel che penso io, possono fare a meno di esistere, a differenza del mio, perché sia per il discorso dell'alimentare che per il discorso del zootecnico gli animali devono vivere, perché stiano in piedi, perché stiano in piedi le mucche, perché stiano in piedi gli allevatori, perché stiano in piedi la provincia, che stia in piedi il consumatore, le latterie, tutti quanti. Le mucche devono mangiare con una tot dieta. Facciamo una dieta seguita a noi che siamo persone, non vedo perché loro non debbano fare una dieta più grigia, in senso che comunque sarà è una dieta che non è che devono prendere degli integratori, anche se comunque ci sono degli allevatori che usano degli integratori. I nostri animali vivono di prodotti primi, vivono di cereali, di fieno, di cereali e di qualche mangime un po' più energetico e più proteico, per far sì che il latte venga con i grassi, con le proteine, con le fibre, come richiede l'allevatore, ma soprattutto come richiede il latte e la latteria. Siamo in provincia di Belluno, è una zona favorevole alla vostra attività? Sì, la provincia di Belluno ha un bel sbocco per noi, per la nostra attività. Diciamo che c'è anche la provincia di Treviso molto attaccata e è facile per noi avere una concorrenza. La provincia però, sì, è floreale su questo discorso qui. Per fortuna tanti giovani ritornano alle origini, in senso che abbandonano le fabbriche, abbandonano gli uffici, perché ormai ci troviamo che su 10 giovani 8 sono geometri, ingegneri, avvocati. Però tutte quelle persone vestite da festa tutta la settimana, si dice che una volta le persone avevano un vestito da festa, no? Quindi lo dovevano mettere la domenica perché era l'unico giorno di festa. Purtroppo al giorno d'oggi ci troviamo che sono 7 giorni, 6 vestiti da festa. La domenica si vestono per andare a tagliare l'erba, no? Si vestono come così, però in realtà è un'altra, no? Quindi i giovani fanno sempre di più i lavori che non si usano più fare. Per fortuna la nostra provincia, a differenza, per quello che vedo io, si gira. Vedo tanti giovani che hanno il coraggio di aprire delle stalle, anche magari non delle stalle da 200 capi, ma magari delle stalle anche con solo 10-15 capi, però fanno loro un bel lavoro, fanno loro anche la passione. Sicuramente è un lavoro che richiede passione. Con questo dico sì che la nostra provincia per fortuna è floreale da questo punto di vista. Ora stiamo andando a scaricare, giusto? Giusto, ora siamo arrivati. Questo è un ragazzo giovanissimo, circa 25 anni, e lui è stato in grado di iniziare la sua attività già da parecchi anni, prima in una stalla con le mucche legate come una volta, e poi pian piano con dei sacrifici si è creato questa stalla, stabulazione libera, dove attualmente ha circa una cinquantina di esemplari di mucche, sempre di da latte, e consegna alla teoria di latte busca anche questo ragazzo qui. E tu cosa gli stai consegnando nello specifico? Nello specifico stiamo consegnando una farina, una miscela, diciamo, cioè un mix di prodotti macinati, tra cui mais, orzo, crusca e farinaccio. Nicola, quando scarichi, come fai a capire di aver svuotato tutto il camion? Allora, questa qua è una cisterna meccanica, no? Quindi il prodotto, la farina, il mais, il granulare o comunque macinato, è scaricato tramite delle cocle, attraverso delle cocle, no? C'è un motore, ogni cisterna, sia la motrice che il rimorchio, ha il proprio motore ausiliario a scoppio diesel, e questo motore fa sì che i cocli girino per trascinare fuori dalla cisterna il prodotto, no? Poi lo fa passare per altri tre cocli fino ad arrivare al silos. Card, al servizio degli autotrasportatori in transito.